Salve a tutti, è appena terminata la traversata a nuoto dello stretto di Messina di Andrea Lanari. È qua con noi assieme agli amici che lo hanno accompagnato in questa avventura. Inizialmente c'era stato detto che avresti affrontato l'impresa con le protesi, ma poi cosa è successo? Allora, protesi andavano bene, le stavamo testando, dopo c'è stato un piccolo problema, diciamo, di aderenza dell'invaso al Moncone, e sarei dovuto ritornare al centro protesi Inel di Vicorso di Brusio, che ringrazio per l'opportunità data e soprattutto anche per la celerità nella fornitura delle protesi. Però purtroppo nelle ultime 2 settimane antecedenti alla traversata dello stretto di Messina le condizioni di mio padre si sono aggravate, quindi hanno impedito il mio soggiorno oppure la mia visita a Budrio, e quindi ho dovuto provare la traversata dello stretto di Messina senza protesi. E qui con noi anche Lorenzo Carnevalini, lo sportivo che ha accompagnato Andrea in questa impresa. Come nasce, Lorenzo, l'amicizia con Andrea? Allora, con Andrea nasce dal 97? 97. 97, abbiamo lavorato 15 anni insieme. Dopo è nata questa amicizia, anche dopo, purtroppo, con questo infortunio, purtroppo è andata così. Che emozioni hai provato durante il percorso oggi all'interno dello stretto? È una bella emozione. Bella emozione, è stata dura, dura. Ecco qua con noi anche Marco Trillini, che è responsabile comunicazione del Centro Papa Giovanni XXIII, è compaesano di Andrea. Come nasce il vostro incontro? So che è stato un incontro tramite il mondo virtuale, ce ne vuoi parlare? Sì, dunque io e Andrea siamo compaesani, ci siamo conosciuti inizialmente su Facebook, poi comunque tra un post e l'altro avevo visto che anche lui aveva questo interesse a fare la traversata, e così ci siamo scritti l'uno con l'altro e ne ha seguito un incontro non più virtuale ma di persona. Abbiamo iniziato a parlare di come poter organizzare questa iniziativa, diciamo. Kevin, il figlio più grande, il figlio maggiore di Andrea. Kevin, tu hai fatto da allenatore a papà. Com'è cambiata la tua vita dall'infortunio di papà ad oggi? È cambiata drasticamente, perché oltre ad essere abituato a vederlo abbastanza di rado, cominciavo a vederlo più spesso, ma è cambiato proprio l'atteggiamento con cui si rivolgeva nei miei confronti in seguito all'infortunio. Deduco che sia un problema dovuto al cambiamento drastico che ha avuto in seguito all'infortunio, però col tempo sono riuscito ad abituarmi e sono riuscito a legarmi ancora di più rispetto a prima, che lo vedevo più raramente causa il lungo tempo che passava a lavorare. Allora, tuo papà è stato bravissimo oggi, il suo tempo è stato di 1 ora 26 minuti e 26 secondi. Tu, essendo comunque uno sportivo, avresti fatto un tempo inferiore. Vuoi ripetere questo tipo di esperienza? Volendo sì, penso che sarei stato tranquillamente in grado di abbassare di 10 minuti il tempo, però mi sono comunque divertito, è stato bello farlo con mio padre, anche se ogni tanto qualche sbracciata addosso mi arrivava, perché purtroppo dentro l'acqua non vede molto. Un'ultima battuta da parte di Andrea, che messaggio vogliamo lanciare? Allora, vogliamo lanciare innanzitutto 2 messaggi, non uno solo. Il primo è quello inerente alla cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, che la sicurezza spesso e volentieri viene vista come un costo, ma non si percepisce da parte del datore di lavoro quello che costa la persona infortunata, sia in termini economici che in termini psicologici e morali. E il secondo messaggio è quello di incitare i ragazzi, le future generazioni, dicendo loro che la vita purtroppo spesso e volentieri ci mette di fronte a situazioni drammatiche, dure, difficili, come il mio infortunio, cui ho perso entrambe le mani, ma è in quei momenti di difficoltà che bisogna tirare fuori la grinta, la volontà, la determinazione, la costanza per cercare di risolvere la situazione. Io ci sono riuscito, ho impiegato circa 12 anni dal mio infortunio, posso dire che ancora ho degli alti e bassi, fortunatamente stanno diventando più alti che bassi, ogni giorno imparo sempre qualcosa
e posso dire tranquillamente che se ci sono riuscito io, possono riuscirci tutti. Grazie a tutti voi di essere stati qui con noi. Ricordiamo che per qualsiasi necessità è possibile consultare il sito internet www.almi.it, il numero verde Almi gratuito 180 800 180 943.